Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale e benvenuti in un nuovo video. Nel video di oggi vi mostro un effetto, anzi per la precisione vi mostro una tecnica che vi serve per eseguire un effetto che ho visto realizzare un prestigiatore spagnolo di cui ragazzi non mi ricordo né il nome né il cognome. Comunque, lui riusciva a stupire di volta in volta ogni mago, quindi no Babbani, ma altri prestigiatori con questa tecnica, con questo effetto qui. Che cosa prevede questo effetto? Bene, lui si presenta con un normalissimo mazzo di carte, si mette a sedere, fa mescolare le carte allo spettatore. Una volta lo spettatore ha mischiato le carte, gli fa tagliare in un punto qualsiasi il mazzo, prende la carta dove ha tagliato lo spettatore, la mostra a tutti, la riposa esattamente dove l'ha trovata, chiede allo spettatore di completare il taglio, gli fa rimescolare le carte e boom, in un secondo sa subito qual è la carta scelta dallo spettatore. La prima cosa che ho pensato è mazzo segnato, perché non è possibile. Cioè non c'è controllo, non c'è niente, fa tutto lo spettatore. Tra l'altro lui faceva fare altri prestigiatori, quindi faceva tutto altri prestigiatori, facevano qualsiasi miscuglio, il faro, il miscuglio all'americana. Impossibile. Dicevo, secondo me il mazzo è segnato, perché non riuscivo a capire come fosse possibile. E invece in realtà no. C'è una tecnica ben precisa che utilizza questo prestigiatore spagnolo che andremo a esaminare insieme. Questa tecnica precisa vi consente di sapere in qualsiasi momento qual è la carta scelta dallo spettatore, senza che voi tocchiate mai il mazzo e nonostante tutto il mazzo sia mischiato dal prestigiatore o in quel caso da altri prestigiatori. Dallo spettatore o in quel caso da altri prestigiatori. Prima di lasciarvi alla performance e subito dopo al tutorial, vi invito come sempre a lasciare un bel like sotto a questo video e ad iscrivervi al canale. Vi ricordo che subito in descrizione trovate il link del mio canale Telegram Offerte di Magia, dove ogni giorno vi posterò il miglior materiale magico al minor prezzo possibile. Sta diventando una vera e propria community, abbiamo una chat dove giornalmente ci scambiamo le opinioni, quindi vi invito ad entrare in questo gruppo Telegram. Trovate il link qui subito sotto in descrizione. Ah, naturalmente trovate anche il link del mio profilo Instagram, così facendo se volete seguirmi o se volete chiedermi qualsiasi cosa. Non c'è problemi, vi lascio il link in descrizione, trovate anche quello. Detto questo, vi lascio alla mia intro e noi ci vediamo subito dopo per la performance e per il tutorial. Buona visione, ragazzi! Eccoci ragazzi all'effetto. Innanzitutto vi chiedo di lasciare un bel like già solo per la postazione dove sono a registrare. Infatti, se ci fate caso, sono incastrato tra il tavolo e l'albero di Natale. Purtroppo la mia postazione è questa qui e quindi non posso farci altro. Non so quando vedrete questo video perché oggi è il 21 dicembre, però io sono indietro con il caricamento dei video, quindi molto probabilmente questo video lo vedrete quando saranno già trascorse tutte le feste. Però che dire, intanto un bel like proprio perché sono incastrato e sono appiccicato al tavolo, credo di essermelo già meritato. Comunque, tornando all'effetto, 52 carte, tutte diverse l'una dall'altra, cuori, quadri, picche, fiori, non so neanche a dirvelo, e la prima cosa che faremo è consegnare il mazzo al nostro spettatore. Una volta consegnato il mazzo, inviteremo a mescolare le carte in qualsiasi modo possibile o in qualsiasi modo gli riesca. Ora lo farò io per voi, lo farò io per uno spettatore in quanto non lo ho. Ho fatto un bel miscuglio all'americana e ora farò un miscuglio all'italiana. Una volta che il nostro spettatore è soddisfatto, lo inviteremo a tagliare il mazzo e anche qui lo può tagliare dove vuole in qualsiasi punto. Supponiamo che lo tagli più o meno a metà mazzo, bene, dovrà ricordarsi la carta dove ha tagliato, quindi in questo caso questa carta qui. Bene, ricordatevela, mi raccomando ragazzi, io mi volto, ricordatevi questa carta. Ottimo, la vado a ridepositare dove era e invito nuovamente lo spettatore a richiudere il tutto. Una volta richiuso e rimessa a metà mazzo la carta dello spettatore, ancora una volta lo spettatore piglierà il mazzo di carte e lo mescolerà nuovamente. E anche qui, ragazzi, potete capire che noi non abbiamo nessun segno, cioè nessun riconoscimento, non possiamo sapere che carta è. Una volta il nostro spettatore è soddisfatto dei miscugli e dei tagli, bene, ci faremo consegnare il mazzo di carte. Perché? Perché a noi ci basta posizionare il mazzo in questa maniera qui e fare questo gesto per scoprire qual è la carta scelta dallo spettatore. Ricapitoliamo un po' ciò che è successo.
lo spettatore ha preso il mazzo di carte, l'ha mescolato in qualsiasi modo possibile e in qualsiasi modo lui sia in grado di fare. Ha tagliato in un punto qualsiasi, abbiamo mostrato la carta dove ha tagliato, noi naturalmente non siamo a conoscenza della carta perché io mi sono girato, ma ve lo posso assicurare. Abbiamo rimesso la carta a posto, rimescolato le carte, ritagliato le carte, per noi è impossibile, ma boom, 3 di cuori ragazzi, giusto? Spero di sì, ora vado a controllare e se è andata bene ci vediamo subito per il tutorial. E se siamo arrivati fin qua ragazzi vuol dire che ci ho azzeccato, che era veramente il 3 di cuori. Ora, com'è possibile realizzare questa magia impossibile, questa magia antimago? Bene, in realtà è molto semplice da spiegare, un pochettino più difficile da realizzare, serve un po' di pratica, ma come più o meno tutti gli effetti magici. Prima di iniziare col tutorial, ragazzi, lo so, mi fa un pochettino di pubblicità. Se volete entrare nel canale Telegram trovate sempre il link in descrizione, offerte di magia dove ogni giorno vi pubblicizzo il miglior materiale magico al minor prezzo possibile. Detto questo, basta con lo spammare la mia pubblicità, basta con spammare i miei oggetti magici, cioè gli oggetti che poi vi consiglio che non sono miei, io sono una sorta di rappresentante. Ora vediamo questo effetto, impariamo questo effetto con la quale riuscirete a stupire anche i maghi più bravi. La parte più importante, ragazzi, di questo effetto è saperlo gestire. Perché? Perché richiede una tecnica che vedremo tra poco, dove appunto ci consentirà poi di svolgere l'intero effetto, che va saputa fare in un determinato momento e va saputa fare in un determinato modo. Quindi la cosa più importante è come gestire questo effetto. Date veramente come la sensazione che sia un qualcosa di impossibile. Quindi consegnate le carte allo spettatore, guarda, mescola le carte perché a suo giro voglio provare a fare un qualcosa di veramente impossibile. Io abbinerei anche questa magia a una sorta di magia mentale, ora io l'ho voluta realizzare in questo modo qui, però può essere anche una sorta di lettura del pensiero, dove alla fine ritroviamo la carta scelta del nostro spettatore leggendo il pensiero. Però mi garbava fare un qualcosa di più semplice, ma allo stesso tempo, cioè un qualcosa di meno impegnativo, ma allo stesso tempo un qualcosa che risultasse altrettanto impossibile agli occhi dello spettatore. Quindi consegniamo le carte al nostro spettatore, lui veramente potrà mescolare in qualsiasi modo, lui veramente potrà tagliare in qualsiasi punto, veramente potrà rimescolare in qualsiasi modo, una volta soddisfatta appunto chiederemo di posare il mazzo. Una volta posato il mazzo, lo dobbiamo prendere noi questo mazzo, perché ci dobbiamo trovare esattamente in questo modo qui, quindi con il mazzo sul tavolo davanti a noi. Inviteremo lo spettatore a tagliare in un punto qualsiasi, e anche qui veramente non c'è nessuna forzatura. Dopodiché dovremmo far memorizzare la carta dove ha tagliato al nostro spettatore, e cosa molto importante, dobbiamo mostrargliela noi. Perché se lo spettatore va a prendere la carta, a guardarla e a riposizionarla dove l'ha trovata, bene, noi non sappiamo che carta è. Perché la tecnica avviene proprio nelle nostre mani e proprio mentre lo spettatore memorizza la sua carta. Quindi cosa avviene? Ve lo mostro subito. Quello che avviene è questo qui. Noi prendiamo la carta in questa posizione qui, la mostriamo allo spettatore, bene, guarda questa carta e ricordala. Avete notato qualcosa? È un asso di picche questo. Ora, è una genialata questa tecnica, perché noi semplicemente sbattendo la carta in questo modo riusciamo a vedere che carta è, e quindi siamo già a conoscenza della carta scelta liberamente dal nostro spettatore. E avviene con qualsiasi carta. Guardate, taglio in un altro punto, tiro su, mostro, boom, giacca di fiori. Ops, memorizzato, sappiamo già che carta è. Ma è impossibile da vedere agli occhi di chi ci guarda. Per chi ci guarda sembra che noi veramente non guardiamo. Ora però, piccola accortezza, perché non è che è così semplice, non è che noi possiamo tenere la carta sotto di noi e guardare così, se no sarebbe troppo semplice. Noi dobbiamo tenere veramente la carta davanti al nostro spettatore e dobbiamo parlare e in un certo senso attirare la sua attenzione sì su questa carta, ma anche fargli un pochino di caos nella mente. Passatemi il termine caos, perché non è proprio caos, però dobbiamo indurlo. Quindi tiriamo sulla carta, bene, guarda questa carta qui, boom, primo tocco,
noi magari possiamo essere girati mentre facciamo questo, mentre diciamo questo qui, quindi noi ci giriamo di lato, tiriamo sulla carta, bene, guarda questa carta qui, primo tocco, ci rigiriamo come per posare la carta e facciamo e ricorda questa carta qui. Quando facciamo e ricorda questa carta qui e diamo il colpo, occhiata verso il basso, e sappiamo che è un jack di fiori. Riposiamo, richiudiamo il tutto, consegniamo le carte allo spettatore e facciamo mescolare. Quindi va saputo gestire questo effetto, come vi ho detto all'inizio. Ora ve lo mostro ancora una volta. Mescoliamo il mazzo di carte, ok? Cioè lo spettatore mescola il mazzo di carte, scusatemi, finché non è soddisfatto. Una volta soddisfatto ci facciamo consegnare il mazzo, gli chiediamo di tagliare in un punto qualsiasi, tiriamo sulla carta, bene, guarda questa carta, io nel mentre mi giro, lo possiamo proprio dire, io nel mentre mi giro guarda questa carta qui, vedete abbiamo già visto che è un 6 di quadri, ci rigiriamo, bene, non solo la devi guardare, la devi anche ricordare, facciamo questo movimento qui, abbiamo visto che è un 6 di quadri, boom, lo riposizioniamo e lo rinvitiamo a richiudere. È micidiale, ragazzi, è una tecnica micidiale. E qui poi io ho svolto l'effetto in modo tale di ridargli il mazzo, di continuare a farglielo mescolare, e che grazie a questa tecnica qui velocissima io ho capito la carta. Ma possiamo spostarci su una sorta di magia mentale, quindi una volta richiuso il mazzo lo tiriamo via e diciamo: bene, ora proverò a leggere la tua mente per ritrovare la tua carta. Rossa, nera, rossa, nera, rossa, nera, boom, rossa. Cuori, quadri, boom, quadri. 6 di quadri, boom, siamo andati alla carta. Abbiamo fatto un vero e proprio miracolo. È qui che vi dico: lavorate bene su come creare l'effetto. Potete prendere esempio dal mio, potete cambiarlo del tutto. Fatto sta che tutto sta nella tecnica della sbirciata della carta. Quindi taglio in un punto qualsiasi, lo spettatore deve guardare questa carta, se la deve anche ricordare, boom, jack di cuori. Vedete com'è micidiale? È una cosa incredibile. Però non facciamo 40.000 volte questo movimento, perché è sbagliatissimo. Noi due volte lo dobbiamo fare, quindi ci giriamo, tiriamo sulla carta, bene, guarda questa carta qui. Nel mentre ci rigiriamo, la devi, per andare a posizionare la carta, bene, la devi anche ricordare, boom, abbiamo visto il jack di cuori, rimettiamo qui e lo rinvitiamo a ritappare. Come avete visto, ora siete a conoscenza di una tecnica mostruosa realizzata da questo prestigiatore spagnolo. Ci tengo a precisare, era lui stesso poi che portava il tutorial. Io ho deciso di portarvelo in italiano in modo che sia chiaro anche per voi che seguite me. Devo dire che è straordinaria questa tecnica. Lui la utilizzava per stupire altri prestigiatori, quindi pensate come è questo effetto, questa tecnica. Ora ne siete a conoscenza anche voi e potete dare sfoggio della vostra immaginazione per creare l'effetto impossibile che stupirà chiunque. Detto questo, ragazzi, siamo giunti anche al termine di questo video. Io spero vi sia piaciuto e spero vi sia stato utile. Se così è stato, lasciate un bel like. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale. Vi ricordo che in descrizione trovate 1. il link Telegram di offerte magiche, dove dovete entrare subito, veramente subitissimo, perché ogni giorno vi porto il miglior materiale magico al minor prezzo. E 2, trovate il link del mio profilo Instagram. Così facendo, se volete seguirmi, sarete aggiornati su ciò che faccio e su ciò che non faccio. Detto questo, siamo giunti al termine. Io non ho nient'altro da aggiungere, quindi vi do un grosso abbraccio e ci vediamo tra qualche giorno con un nuovo video. Ciao ragazzi!